Sono dell'Udi di Genova e siamo molto impegnate veramente come associazione, anche perché abbiamo tante giovani che si sono avvicinate all'Udi e questo ci riempie di orgoglio e di gioia, perché la storia dell'Udi continuerà senz'altro e continuerà su, sempre in difesa dei diritti delle donne. E in questo momento c'è tanto bisogno, anche perché siamo nel nostro paese a difendere delle leggi storiche che sono state baluardo della nostra, della mia generazione, ma che sono per tutte. E poi nel mondo, perché succedono tali difficoltà e tali disagi che ci fa star male tutte, e quindi meno libertà per le afghane, meno libertà anche per noi. La sentiamo questa cosa molto da vicino. Ho scoperto Udi e mi sono appassionata intanto alla storia dell'Udi, e poi perché ho incontrato persone molto interessate, impegnative, che ti coinvolgono, e la cosa mi è piaciuta e metto a disposizione il mio tempo e a me fa molto piacere. Questa pubblicazione la presenteremo a novembre ufficialmente. L'abbiamo fatta rivolta ai giovani, alle ragazze, ma anche ai ragazzi, perché sappiano che cosa è la nostra vita e perché e come sono arrivate queste leggi che noi tutti utilizziamo. Quindi è una ricerca, se vogliamo, attraverso i documenti del nostro archivio, ed è una serie di interviste ad alcune delle presidenti dell'Udi, quindi attraverso la propria vita, i propri ricordi e le proprie emozioni ripercorriamo la storia dell'associazione e la storia del movimento delle donne.